Caro Presidente, pensavo di scrivere mio figlio in un gruppo scout che ha la sede vicino a casa nostra, però ho letto dati emersi da una ricerca fatta proprio dalla provincia sui giovani scout. Tra le altre cose, pare che per molti di loro sia normale fumare marijuana. A che serve allora un'esperienza del genere, se non si impara almeno un po' di responsabilità e senso critico, se alla fine anche gli scout si conformano ai comportamenti di tutti gli altri ragazzi? No, io vorrei tranquillizzare, intanto perché anch'io sono scout, sono stato scout, e come dicono gli scout, chi è scout una volta è scout per sempre. Quella indagine è un'indagine che è nata da un evento a cui la provincia ha collaborato, l'evento dello scorso anno del Roverway, all'Oppiano, nel comune di Incisa. Un evento nel quale si è fatta un'analisi e si è data grande attenzione a tutti gli scout europei che erano presenti. Poi ci sono delle semplificazioni giornalistiche, naturalmente, cioè c'è l'abitudine a tirare in ballo sempre il titolo che fa più notizia. Io credo che il quadro che emerge dall'indagine a cui ha lavorato anche la provincia è quella di ragazzi che sono scout e che hanno i vizi e le virtù di tanti altri ragazzi del loro tempo, ma che hanno una consapevolezza. Lo scout educa, lo scoutismo educa al buon cittadino, cioè ad essere in qualche misura protagonisti della propria vita. Io penso che sia importante che un'istituzione assecondi questo bisogno e sia capace di dare un aiuto in questa direzione. L'indagine che è emersa ha degli aspetti positivi e degli aspetti negativi, però a mio giudizio quello straordinario proprio momento del Roverway lo scorso anno e quest'anno, l'attenzione ad esempio di tanti ragazzi che hanno fatto campi scout, ma anche chi è reduce dal Jamboree, l'incontro mondiale a Londra, possa testimoniare concretamente, senza troppi discorsi e senza titoli giornalistici a effetto, che oggettivamente lo scoutismo è uno straordinario elemento che è offerto alla possibilità di ciascuno per impegnarsi, per crescere, per vivere con passione i propri desideri e la propria esigenza di felicità, è una opportunità che le istituzioni non possono che assecondare. Questo mi sembra che sia l'esito dell'indagine che abbiamo visto. La provincia ha fatto molto, anche dei convegni, delle iniziative recenti sul tema dello scoutismo. Io non credo proprio che l'immagine che noi abbiamo dello scoutismo sia quella dei giovani un po' spostati e, francamente, essendo io stesso uno scout, sarebbe un po' come tirarsi la zappa sui piedi. No, non è così. Lo scoutismo è una cosa che va riconosciuta come un elemento positivo e l'invito che ti faccio, mi permetto di darti del tu, è quello di considerare sempre, di andare alla sostanza delle cose, non limitarsi mai a guardare un titolo, ma di andare a studiarsele, a conoscerle, a approfondirle, che è anche una delle caratteristiche tipiche del metodo scout.